Request rearming. Copy. Avanti torre. Roger. Roger, riporterò. Ok. Da sera, bravo. Riporto braccio di decollo in salita. Roger, 1036. Torre da Sierra Bravo. Avete indicazioni sull'altitudine o volo a vista? Roger, livello 3000. Grazie.
Roger, prua, 0, 2, 9. Però al 50%. Tutto avanti, sì. Salute. A 1.500 sto scendendo per riportarmi a 3.000.
Roger. Sono avanti a me a 9 miglia, direzione 4 gradi 004. Viro per 004. Nemico in vista. Sono tre nemici davanti a me, ore 12. Roger. Roger. Aumento velocità. Io sono siede sulla sinistra. Zeus, ma posso venirli con voi a fare un volo libero per i fatti miei? Ok.
No, no, ci sono sopra, li ho solo overshootati, adesso sono in coda loro. Mi sto portando sull'aereo di testa. Sono in formazione stretta davanti a me, mi metto tra il primo e il secondo aereo. Ok, allora andiamo sulla sinistra. Non è facile andarlo a prendere, è in mezzo a due aerei. Beh sì, mi schianto. Ok. Non mi fa installare il bucherò. Non installa, ma non mi fa la zip. Mi fa tipo come se fosse un video, non so come dire. Ma in formato zip. CS Pucherà. Sto installando quello infatti, però è una cosa strana. Sì, un fumato. Eh sì, perché non riesco ad avvicinarmi al leader dato che sono in due e in mezzo. Gli arrivo sotto, ma sono troppo chiusi come formazione. Adesso provo. Allora faccio un passo sotto a quello di sinistra. Oh, sto vuoto.
E tu davanti a me? Come fai a batterli? Ok, primo andato. Zeus, mi sa che io non posso fare l'esercitazione. Dopo quando avete fatto, ti faccio vedere in che formato è. Fa merda. Ah, mi sembra strano perché dovrebbe essere una zip. Non mi basta quello. Sì, ma voi fate, io al massimo vedo, provo a fare qualcosa, insomma. Era bello colpito, ah sì, lo vedo. Guarda che posso installarmi il P51 serio. Ma ci faccio un pensierino. Andato. Mannaggia. Mi porto un volo livellato. Mi porto un attimo. Ok. 203.
me l'ha installato adesso il programma. Ok, si è installato. 04. Buonasera. Allora, io non è il pucherano, me lo fai installare. E niente. L'hai messa? Aspetta, Stima. vieni un attimo nell'altra stanza, che così non diamo fastidio a Ok. Jason. Cazzo, è un casino trimmare sto aereo, eh. Deve farlo fare. Porco cane. Cioè, mi lascia 2 secondi di spazio. E infatti, adesso io sto usando soltanto il trim. La barra è completamente al centro. Adesso è giusto. Tende ancora un filino a destra. Però è livellato. Deus. Ciao, Protector.
racconto una cosa che mi è successa venerdì. Dai, racconta. Ci sono tutti, che divertente. E vai. Aspetto quadrangolo e gli altri sono. Al massimo la racconti due volte. Vabbè. Oggi sono fortunato, indovinate perché? Hai trovato dei soldi. No, no, non c'entra con i soldi. Hai trovato la fidanzata? No. Una cosa fortunata... Ti hanno fatto un regalo per DCS. No, è che... una cosa che ti rende fortunato. Hai trovato un quadrifoglio. Zeus. Fatto. Ho installato un'app apposta. Per... Io sto provando l'F22 se funziona. Io ce l'ho, io non ho gli... C'è bisogno, no, l'F22 è una cagata, cioè a me non funziona. Non no. So. Sì. Ma perché non hai Flaming Leaf, forse. No, io c'ho... è meglio che cambi in stanza. Devo sposto raccontare? Raccontare? Si posso continuare? Sì. Una cosa che... e quando ti viene non sei contento, però la cosa che ti viene dicono che ti rende fortunato. No, lo specchio porta sfortuna, hai trovato un quadrifoglio. Hai, Una cosa che vola. Una cosa che vola, una lucciola? Un F-18 Hornet. Magari. Parcheggiato in giardino. Esatto. Una cosa che ti vola sopra. Una cosa che ti... L'aquila? No, il... No, il no, drone? No, no, no. Il... Una cosa che vola vivente. Un uccello. Il corvo, che ne so. Il corvo porta sfiga. Il piccione? Ti ha fatto la cacca sopra. Che schifo. Dicono che rende fortunato. Poi... Ma una cagata. Dico. Finalmente. Sì, è finalmente! Funziona l'F22. Vedi non che allora aveva ragione il piccione? Sì. Ma io non posso, perché senza joystick non posso fare niente, Zeus. Ma sì. Con le freccette, ma seriamente. Aspetta, non capisco niente. Non l'hai installato sta merda, io. Oh, no, me l'hai installato. Bello. No, io ancora ce ne ho. No, non ho toccato il carburante. Sono in arco verde su tutto e il carburante... Sì. Ne ho. Come si chiamava quella cosa? Throttle. Throttle left and down. Sono in vacanza. In vacanza è perfetto. Ah, comunque non me l'ha fatto cioè l'ho installato ma non me lo segna il CS. Dovrei avviare il CS. Sì, se non l'hai riavviato sì. Ah, ok. No, perché facevo così e me lo No, devi riavviare. Ok, riavvio. Oh, torre da Sierra Bravo. Ah, ok. Comunico inbound sull'aeroporto di Rota, ho in vista la pista. Serve Stuka. Roger. Oh, ma sul F22 è bellissimo.
L'unico problema è che non ci capisco niente. No, ma è facile da usare. No, ma è che lo ha pure il coffee cliccabile. Allora... Niente assente, perciò procedo all'atterraggio da pista. Roger. Per Angol. Sì. Ma te che stai usando? 14. No, ma sei su quello Mariana Rain. Ma no, Mariana. Quello di Zeus. Ah. Okay. Ah, mi faccio questo simboletto, sì. Sì, sì. No, ci avrei solo il PC. Ah, guardate che potete provarli se volete. Tipo, io mi installo lo Spitfire, forse. O il BF-109. Se no potrei, beh, comunque posso fare il posso provarli per 14 giorni, quindi... Torre, torre da sera, bravo. Riparto sotto vento per avvicinamento alla pista. Roger. Forse me l'hai installato. Come no? Ah, forse. Non vedi più. No, io l'ho fatto così, me l'hai installato. Aspetta, per entrare nel server, se mi fa entrare è un problema. Perché tu, Zeus, vabbè, tu non ti chiedo manco come lo hai. Hai della seconda guerra mondiale. Tu c'hai tutto. Eh no, mi dice require bucherò. Ma ce l'ho. Ce l'ho, cioè. Allora. No, non esserci. Niente, non posso. Scendi un attimo. Avanti torre. In finale, in questo momento. Velocità 150. Pitch, dov'è pitch? Dai, torre, torre da Sierra Bravo. Atterraggio, ruote a terra. Roger. Roger, comunicherò. Allora. Non le hanno ancora rubate.
Molto a vostro. CS mod. Non capisco. Non capisco qua. Ah sì, ti vedo, eccoti qua. Yes. Ok. Zeus, tu ce l'hai l'F22, la mod? Perché non trovo No, no. No, praticamente è che qua il comando del pitch è esterno, dunque te lo devi settare, ma qua il comando dico che l'F22 è un pitch suo e dicono di settarlo nei Dungeons Control, cioè quello di dico e quello lì non lo trovo quel pitch. Cioè, FCS mod, il pitch di quello lì si chiama, aspetta, te lo dico, si chiama FCS pitch axis. Non è sull'Axis Command. Aspetta. Torre, torre da Sierra Bravo. Rifornimento e munizionamento completato. Pronto per startup. Oh, no, già. Trovato? Yes. Trovato? Protector? Risolto. Lui pure lo fa vedere sull'Axis Command, ma non lo vedo io. Funziona. E nella cosa apposta dell'FCS non lo vedo. Perché prima non mi funzionava di suo l'F22. Ah, ma cos'è che non ti funziona? Cioè, praticamente il pitch del pitch. È normale, perché è la mod che è fatta a caso. Ah, oh, forse perché non hai il joystick. Penso che sia la seconda. Devi avere per forza il joystick perché neanche a me funziona. Però tipo agli altri sì. Perché il joystick io ce l'avrei, però Sì, ma è il joystick. non ce l'ho attaccato. Devi prenderlo. Cioè, appena torni a casa prova. Ce Però l'ho in valigia, vediamo ma siccome la valigia quella lì dove ho le cose, non lo com'è. posso fare il volo radente, ma che poi mi crasho. Dunque non lo faccio. Ma ci sono tipo i P51? Oh sì, quelli che sparano. Sì. Uh. No, perché lui lo fa vedere. Weapon. Niente. Però io col P51. Lui, come si chiama? Lui nel sito, no, anche lui, ma c'è cioè uno screenshot che Sì. FCS. FCS. FCS sono FCS. tipo Sì, il flight control system, lui fa vedere. esatto. FCS, dov'è? FCS. Ma secondo me è un problema del joystick. Ecco, FCS pitch axis. FCS pitch axis. Sì, avanti. Ok. Sì. Ok, Roger. No,
Perciò adesso parto startup e decollo in questo momento. Ok. Perché sono io? Ma voi dove siete? No, non il server, nella mappa. C'è uno col BF109. Si è buggata la mappa. Comunque, Crazy, l'FM22 è fatto bene, fidati. Non è un modulo a caso, è fatto bene. Lo c'è cioè, l'estetica sì. Ma Uno ha preso un TF51 su rota. Perché ce l'ho esattamente di fianco a me. Non so se si. sono io. No, Ma no, lo c'è so, una però no, esplosione. non vorrei passargli sopra l'ala perché siamo Ah, proprio ciao. attaccati. Siamo simili, direi di sì. Esci un attimo e cambia aereo. Sì. Aspetta che mi si è frizzato. Infatti, perfetto, esatto. Ok, ho fatto. Lo so, non ci avevo pensato che ci fosse qualcun altro. Vabbè, niente, si riprova, Vabbè, si riparte. allora. Ma non c'è l'autostart sul... No, non c'è. Aia. A me? Ma sai cosa? Cioè, sai che l'ho appena visto. Il problema è che non c'ho Windows di destra. No, È così. ma c'è un problema, io non ho Windows di destra, quindi seleziono. Va bene, dai, non c'ho Windows di destra. No, perché sono andato su Assist e l'ho visto. Però i soldini, dai, te li do quando compierò 100 anni. Se non è un problema. Eh sì. Start, procedure. Ok, si può Ok. andare. Verde. Ma non è full cliccabile. Cosa? No, il P51, cioè non è full. È tutto Tutto, cliccabile. tutto no, eh. Tutto, la cloche no. Sì. Adesso guardo, vuoi verificare? Tutto? Allora, c'è lo zainetto che non si apre. No. Però Ok. seleziono una bella livrea perché questa qua non mi piace per niente. Bannatelo. Niente, ho soltanto una livrea, quindi. Armin. Chi è che è esploso? Boh. Vabbè. Rip. Ma solo a me non gira. Non gira il P51, eh? Gira poco. Non so... Oh, ma che spavento! Cosa? Rango, te sei un pazzo.
Madò, fatto cagare addosso. Vabbè. Madò. Ok, giusto. Ti posso dire la verità, non ho mai usato il P51 e quindi non so neanche cosa voglia dire. Codice radio. Non so cosa sì, cioè no, non lo so. Ah, aspetta che me lo scrivo allora. Tu sei in mezzo alla pista, India Charlie. Sì, no, sto uscendo dal veicolo perché ho avuto un danno a Ah, causa di una persona. Non faccio nome. ok. Ok. Va bene, allora posso Sono via da... decollare. Ah, sono via dalla pista adesso. Pista libera. Grazie. Ora gioco un gioco che si gioca Quindi solo... India 01? Ah, India Charlie. India Ok. Charlie. Sto creando. Gioco al Dinochrome. È fantastico quel gioco. Guarda come si diverte l'angle. Fammi. Vabbè, ma è qua che mi gira intorno. Cioè, ci sono i vetri che stanno per esplodere. Mi sta spaccando la barriera del suono. Anzi, l'ha già rotta, Quella secondo me. bannateli, bannateli. Ma che è? Bannateli. Ma qualcuno sa perché il P51 gira poco. È normale? Che il timone, quando si atterra. Il raggio di sterzata. Il freno differenziato, che in È inglese il coso che si fa. è... Ah, ecco, Però grazie. poco, perché se premi quello ti gira tanto, Ok. Quindi L contro. eh? Sì, eh sì. Le... Oh, basta rompere la barriera del suono! E vabbè, ma io... Boh. La... Eccolo! Kamikaze! Zeus, hanno tentato di uccidermi. No, Sbagliato no, tutto il perché mio adesso nord. non sono ancora pronto. Per 5 secondi inizio. Sbagliato tutti i menu, mamma mia. Avanti! No. Le No. domande su, cioè dico, qual è questo strumento, qual è quell'altro? Ah, e non di senza dire i nomi degli strumenti. Aspetta che mi cerco il... Faccio io Zeus. Ok. No. Allora. Mi dica. Vedi la linea? Gialla dove ci No. sono la linea gialla sul coso di bordo sul dove Sì, esatto, sì, la vedo. con tutti gli Affermativo. strumenti no le... il colore Sì. è giallo come la linea del treno no Esatto. quello lì il primo cos'è Il primo è... come si chiama Da sinistro, allora da sinistro, aspetta dove c'è scritto da no MH, MPH in verità, Sì, quello lì. sono è la velocità, è indicatore della velocità. Come si chiama lo strumento? Come si chiama lo strumento? Indicatore della velocità. No. L'ha cercato Google. No, no, aspetta, ho avuto un problema di connessione, aspetta, Sì, vai. indicatore di velocità, nome, ok, si chiama tachimetro. Chi Com'è che fai a è? sparare? Ma chi è che sta sparando? Ah, ma c'è un Chi è vero Zeus? P51? Chi è Zeus? Ma, ecco, però... Poi dammi un secondo, per te.
Perché io, dato che sono una bella persona, installo la Sì. versione seria del P51. È No, tanto ma uguale, no? come devi dire strumenti? Sì, dimmi un po'. No, ma tu mi devi dire il nome degli strumenti. Altimetro, No, ma barometro, no, come si quello della chiama? velocità me devi dire. Allora, no, tachimetro è quello della macchina. Yeah. Indovina. Ok, si chiama... Ok, Dici. Sto eseguendo la ricerca su Google. il numero di mag, dai. Mag. Te lo dico, Il eh? macometro, praticamente. Se te lo dico io. Lo strumento di velocità si chiama anemometro. Grande. Madonna. Segnatelo, su Sì, c'ho già le notepad. note pronte. Ok, vai, segna. Strumento di Quindi, velocità, 2 punti, anemometro. E con quale strumento tipo si misura? Cioè, come fanno a misurarlo? si stava indicando, protetto, di tutti i soprusi, Ma... ha detto adesso ci penso io. Ok. Ma, boh. Lascia stare, No, avanti. sicuramente un bel nome, quelli è sicuro. Poi, Un bel nome non è allora, male. ah, aspetta, io lo so Come che ovviamente, si però non chiamava? Qua voglio c'è dire. un'interrogazione di storia. Come si chiama? Sicuramente un bel nome. No, però lo so, è solo che non voglio tutelare le Non qualità puoi del insultarlo. protetto. Oh no. No, di. No, sto scherzando, non so. Ok. Comunque si chiama tubo ripido. Quindi tubo di vedi, eh? Che si misura col tubo di Pitot. Andiamo avanti. Tubo di pitò. Il prossimo Ok. strumento. Ok. Come si chiama? Ma io non Qual è? sono sul P51, mi scusi. Io Ah, ma deve andare sul TF. non sono su DCS. Vabbè, allora. Mi sto Allora. riavviando DCS perché sono crashato. Bannatelo, bannatelo, bannatelo. Bannatemi. Allora. Perché sto installando una cosa. Però, se mi dice dove si trovano, potrei ricordarlo. Dopo quello della velocità c'è un altro strumento. Come si chiama? Vabbè, Ma non lo vedo io. Vabbè, entra su DCS e poi te lo spiego. altimetro. Sto sperando a farlo. No. Sì, aspetta un secondo. Perché sto facendo una cosa. Ma te cosa stai facendo intanto? Cioè, sei su qualche velivolo? Io non sto facendo niente. Ah. Ora sto giocando al gioco di Google del dinosauro. No, cioè, veramente il PC ce l'ho, potrei anche aprire DCS e guardarmi, ma volare con le freccette, volare senza i comandi giusti. Ma io sto volando con i comandi sbagliati senza joystick. Ma io ormai mi sono abituato al joystick e prima giocavo con le freccette. Ma io ho appena usato l'F14 per la prima volta, sembravo buono, non riuscivo a fare niente. Ma comunque io ho avuto una volta ho avuto forse più moduli di Zeus. Vabbè, adesso posso averli tutti, già Ce l'avevi possiamo. craccato. Ya, c'avevo da Poi... 2.5.5. Avevo tutta, per questo io so ormai l'F18, lo startup. Aspettavo solo. Io Dunque sto adesso installando il ho anche un po' le. P51D. Sì, ho anche un Ah, ma pesa po'. stra poco. Ah sì, va. Ma il boomer. Peccato che il combi de Darm non l'ho mai usato, ce l'avevo, perché non sapevo cosa. Anzi, Te lo devi far spiegare a Zeus. Ma quindi il P51, Ma non ce cioè il l'ho il. cockpit è Ah, uguale a quello del TF51. il P51 è la versione armata del TF, sì.
Però sono uguali alla fine. Ah, ma sì. Tu ce l'hai il P51? Io sto installando. Ma non è gratis? Certo che è gratis. No. Quindi basta che vai no. su... Il TF... No, no. Basta che vai su... Adesso c'è il free to play. È per quello che lo Ah, ok. No, okay. No, non mi metto a comprare roba così. Però è così consistente comunque questo TF. Comunque a Drangle il karma avevo la sera. No, beh, ma quello l'ho... La manovra così azzardata l'ho fatta... Ma quanto stavi andando? Quanti nodi? Cioè... 500? Madonna. 500. Peccato che non esplodono i vetri, sennò sarebbe molto più realistico. Allora, okay. È presente che tipo quando un aereo vola basso... Quando passa la Mach 1, i vetri si spaccano quando va... È il mag. Penso si dice mag, giusto? Diciamo che è un Mac. No, no, è Mac. È un Mac. Il Mac è il McDonald's. Il Mac è il PC. Il MacBook Pro. Praticamente quando Mac è la velocità del suono, no? E quando... I mag. Il Mac è il McDonald's, Protect. Mac o mag, proprio voi. E dunque... E dunque, quando vola basso e va alla velocità del suono, si spacca il vetro. Per l'impatto, non per forza, dipende. Cioè, vabbè, penso che Zeus l'avrebbe rotto. Cioè, se Zeus Drango li avrebbe rotti, ma dove era sopra di me a 10 metri, poteva darmi la mano tra poco. Cioè, se aprivi la calotta e tiravi fuori la mano, ti davo il 5 da quanto eri basso. Però, vabbè, è stata una bella esperienza. Ma non per me, però. Dopo si è finito malissimo. Immaginavo Jester che è creduto spaventato. No, ormai è abituato. Ma io tipo gli disarmo sempre. Allora, quando non faccio il serio, a Jester gli disarmo il sedile e dopo tipo mi eietto. E basta. Comunque io quasi sto al lato, tra poco entro. Però devo vedere i vari sistemi perché non so niente del P51. Giocando al gioco del dinosauro, quello di quando sei offline. Lo conoscete? Sì. Sì. Sta cominciando a diventare hard. Ma vabbè. Boh, però almeno se non hai wifi puoi fare qualcosa. No, ma io ce l'ho il wifi, è solo che sì. Non mi annoio. Poi cominciano gli uccelli. Gli uccelli! Sono 500 megabyte. Non mi rifate la cosa di stamattina. Sento Drangle che sta usando un F14. Lo sento anche se non sono su DCS, penso un po'. Un mio nuovo record, mi devo concentrare qua. Ok, io sto, manca pochissimo. Ok, attenzione, va veloce. No, sono andato dritto sull'uccello. Mannaggia. La wall armi questo qua, vieni. Adesso devo anche capire come sparare col P51. Ok, si è installato, perfetto. No,
Ti hai schiantato? No. No? Perso il controllo, ma... ma guarda che ti Ma... stavo prendendo e Zeus... mi è caduto. Zeus, ma te qui... Non mi segue l'aereo. Ok, io sto andando da voi. Metti il nitro. Ma so che sei dietro, ti vedo. Però non ho perso energia, perciò è inutile. Devo andare verso il basso, ma sono già basso. Ora che esiste dentro. Ti volevo portare su in candela. Crazy, sei dentro? Ma mica che l'ho visto. È che tu hai più... No, il motore ce l'ho. Sì. Vedi un po' di fumo. Ma atterrare col 51 è facile. Sì, dai. Sono dice Zeus. No. Se lo dice Zeus è difficile. Infatti, mi sembrava. Facciamo sti strumenti di bordo? No, cioè sì, dai. Però non sono ancora entrato per quello. No, io lo faccio. Ok, perfetto. Perché voglio andare un attimo in volo a far qualcosa. Vabbè, allora niente. Circuito? No. Zero. Sì, però non penso che intendi quello. Ma che sarebbe male? Ok. Chi, io? Sì. No, quella è finita. Vabbè, Crazy, ti sto mandando, se accetti la richiesta di amicizia ti mando il ok, ce l'accetto subito. Allora ho protetto, aggiungimi. Ah, accettato la richiesta di amicizia, eccoci qua. Tac, circuito. Dimmi quando l'hai mandato. Ah, comunque l'aria ti fa venire voglia di lasciare DGS. Voi... Tutti che sia così bello. Sì, è bello, però devi studiartelo bene. Allora, inizio dice... Lo vedo, eh. Ma io non ho capito, c'è Zeus che... Te Zeus sei su un P51 o sei su... Su cosa sei? 109? Ah... Bello, bello. O se adesso non mi carica i server, non va bene. Lo dici. Ermi, entra! Ermi! Non carica i server.
Mi manca poco. Potrei farcela. Ok, me la caricate. Lori Ir Zeus. Ma non c'è più l'altro server Lori Ir? C'era quel, il 2. Boh, non c'è più. Buono. Allora penso che non me la caricate. Vabbè. Il programma non è ancora provato. Wow. Sembra una per essere una mod sembra interessante. Guarda che distanza sono. Miglia. Ma la distanza la calcoli con la con F10? Sì. Io sono dentro adesso prendo. Ma io faccio volo con sti F se riesco a volare. Cioè, provo a volare con le freccette. Dai, lo annuncio. Perché? Beh. Comunque non so il codice radio di nessuno, soltanto il mio, che vabbè. India Charlie 001, giusto? Esatto. Okay. Oh, va che ti vedo, quasi a ore 6 ti ho visto. A me? No, a Zeus. Ok. Io mi sto caricando il cockpit, ok, ah ma è simile, eh? È simile. No, anzi, mi sa che è uguale. Vabbè. Questo era un barrel roll. No, ti ho detto, se era un, quello che hai fatto tu era un barrel roll. Lol. Poi c'ho di fianco a me un F-16. Gunfire. Oh, ragazzi, se io arrivo alla pista vorrei pista libera perché sono vai, un vai. Po' in difficoltà. Sì, sì, pista libera. Sì, sì, vai. Dopo mi servirebbe una mano per sparare, però vabbè. Qualche consiglio? Non lo so. In effetti, no, è perché volevo. Allora, il P51 non so avviarlo. Questa è una cosa brutta. E... però cioè, riesco a volare. Ci ho già volato un po' quando avevo i primi moduli. Non mai. Il bordello è il più facile di tutti per lo startup. No. Può essere anche una strategia, però. Ah, adesso sto facendo questo perché. Niente, sto. No, sto facendo questo perché. Intanto che te fai la, la lezione. Ti devi fare il corso. Con te. Tu devi fare il corso con Zeus. Va bene. Vero Zeus. Ma va bene. Buona fortuna se lo vuoi. Perché? Ci fa lavorare. Ah. Pietà. Vedo un P51 selvatico, penso. Aspettate un attimo. E sono io che cammino. Sulla pista. Cioè, sulla pista. Slap, boh. C'è che appena decollato col PC-51, Protector, okay. Eh? Ah, io non lo so.
Io non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Perché Drango lo sa? So? Allora, i flaps, sì. Beh, io sono tutti. Rice, quello che hai detto tu, no. Posso decollare, ragazzi? Decolla, decolla, tanto io sono ancora. Non so neanche se ce la farò, anzi, credo che non ce la farò. Ok, allora Ti conviene prendere un po' di quota, eh? Io? Eh sì, Simon. Che se ti si spegne il motore almeno fai un po' di planata. Ma non ce la fa, perché se tiro su sono proprio al limite. Mannaggia le freccette! Non me ne non ce la faccio. Mamma. Sì. E cosa sarebbe la portanza? Stiamo bene. Ci dici? Andiamo Ma io bene. giocavo, cioè, usavo DCS così tanto per fino a 2 giorni fa. Per me va bene, non così. Voli con 18 e non sai cos'è la portanza. Vabbè. Esatto. Lasciamo stare. No comment. Ma Dai, ce la si fai, piega dai, ce da la fai. solo? C'è un problema, eh? C'è un problema perché sono decollato e si è piegato da solo l'aereo. Vengo di flap. Ma è normale sta cosa? Credo questo anch'io, Zeus. No, io non ho fatto, cioè, perché volevo farlo, però si è occupato in questi giorni. Aspetta che me le metto nelle note. Angle, qualcuno abbatte, per favore, Casey. La pista. Zeus. Quindi, com'è che fai a decollare con questo bellissimo aereo? Sto andando a prendere la testata della pista, adesso inizio la virata verso sì. Ma quindi com'è che fa... Ma quindi com'è che si fa a decollare senza precipitarlo? Non Allora, ti stavo Zeus. sentendo. Vai, che ce la fai. Sarai a 90 gradi a sinistra la pista, eh? Quando parla Zeus, parla Zeus. Boom. Ah. Bell'atterraggio, Dai, che ce la fai. mi sa. Ora attenzione a quando freni, eh. Si è spento il motore e ha rallentato te. L'ho chiuso io. Ah, si è proprio Vai, vai, vai. spento adesso. Velo dura. Ehi, Drangle. Che devo fare? Eh? Devo buttare giù prote sì, protector. Ti sento benissimo, aspetta che ti No, aiuto. devo buttare giù Crazy. Devo... No, eh. Sì, per favore. Ma dai, ma è già tanto se riesco a decollare, cioè non so, non ho mai usato un aereo elica. Crazy. Cioè, no, allora, perché io partivo sempre dal Attaccatelo! cielo? Non sono mai Attaccatelo! partito dalla star, cioè dalla rampa. Cioè, anche con un Sì, no, ragazzi. F18. L'ho portato a casa sano e salvo.
Bravo, bravo. Quindi qualcuno dei consigli per decollare senza precipitare subito? Sì, però intanto volevo fare un volettino. Oh, sì. Domani ci dovrei essere. Devi essere. Ah, no. Corso con Zeus. Ecco, mi sto facendo le note da professionale qua. Si è spento il motore. Riavviamo il motore. Strumenti di bordo. Strumenti. Ok, mi sembra una buona idea. Ma Sì. Boomer che cosa sta facendo? Vicino Stecca. sto cercando di buttare giù Zeus, protettore. Perché ho preso 5 minuti? Io ho preso. Adesso vado a buttare giù Drangle. Ci provo anche se mi butterà giù lui. Tipo, lui ha un aereo superiore al tuo. E io prendo il Leggermente. 16, infatti. Leggermente, eh? No, no, prendo il 16. Ah, allora vai. Aspetta. Allora è equilibrato. Ma prima gli strumenti, così. La base, no? Ok. Vado col circuito. E apro il file. Circuit, eccolo. Sai cos'è un braccio? E fai il disegnino all'aeroporto No, no, ma già gli ho dell'artista. mandato. Gli ho mandato. Ah, ma il circuito è tipo quello. Io Vabbè. gliel'ho mandato il circuito. Ah, no, perché pensavo quello prima di atterrare su una porta aereo. Invece no. Ah, ok. Io gli ho mandato il circuito su Sì, disk. c'ho il file, c'ho il Sai cos'è un braccio? E piglia file. una carta e penna là. No, Aspetta che vado a prendere. Anzi, no, forse l'ho preso. ma anche su internet, Vabbè, non su piccia le Notepad. acquette. Ok, 300 secondi è finita la Aspetta. riparazione. No, lo so. Ma il TF è una seconda guerra mondiale? Il TF è un aereo della seconda guerra mondiale? Sì. Caro. Sì. Allora, ci sono, perfetto. Ho Ci sei, credo. preso i cosi. Sì, vai. Però Zeus mi Dica. comanda. Allora, io dicevo, sai cos'è un braccio? No. Ok, segna braccio è come una direzione. Ok. Tipo faccio una freccia dritto. No, una cosa Oppure che direzione. riconosce. Hai braccio Vabbè. uguale direzione. Ok. Infatti. Dritto? Attenzione che sto Sì, atterrando, scritto. Ok. eh. Pista libera? Vista libera. Sì. Grazie. Allora, poi. Braccio, lo vedi braccio di decollo? Nel file. Sì, sto guardando. Faccio di ecco, lo Ti vedo. Zero c'è sento il scritto. triangolino. Lo Ok. Quando sei in braccio di decollo, vuol dire che sei dritto allineato sulla pista. E hai la prua della pista, cioè che hai la direzione della pista.
Ok. Lì la pro è rappresentata come 0, ma non è sempre 0. Se sarebbe, può essere 280, eccetera, eccetera, eccetera. Random, okay. Cioè. La pro della pista. Ok. Di quanti gradi è formata la bussola? Allora, se... aspetta, magari di... Boh, non lo so. Attetelo! Ah, non c'è scritto, eh? 370. 170 scrivo. 360. Ciao, oh, Drangol. Ah, ma... L'angoli della bussola. Ok. 6 gradi. Ok, procede lo startup Zeus. Okay. Devi intercettare e abbattere Casey. No. Oh, io sono so fermo. Voglio il tempo un miglio dalla pista e lo abbatto. Vai, vai, sai, fai, tengo, l'abbattilo. Ma io sono all'aeroporto, sono fermo. Un attimo, un miglio, ti do un miglio di distanza dalla okay, pista. Ok, aspetta che decollo. E un miglio comincia a strillare l'RVR. Allora, aspetta che decollo. Fumo. Ah, ok, il fumo del... Vai, vai, decollo. Bella sta libera. Attivo le contromisure, un secondo. Italiana, sono... giusto, sta libera. Non sono pronto, Rina. Così vediamo se Zeus ha un po' di pudore che non mi abbatte subito. No. Zeus è cattivissimo. No, Zeus fa il suo lavoro. A luci le spengo perché, vabbè, non succede niente. Ma secondo me Drango di combattimento è nettamente superiore. Che è intuizione, Ma guarda che... Ma Drango, chi è che deve abbattere? Che non ho capito. Tu! Ah, ma io c'ho l'F16. Siamo pari. Eh no, dipende, non è solo la macchina. Dipende. Eh sì, poi dipende da, vedremo, da, vedremo. Dal pilota. Ma credo che Trangle è un po' superiore. Io te lo giuro, non ho mai sparato aria-aria con un F-16, quindi penso che vado un po' logico. Tanto, Zeus, tanto se Trangle non riesce, arrivo Zeus, credo che lui ci riesce, eh? Non vorrei dire. Vabbè, però... Hai questo vago presentimento. Ho questo... E secondo me... Più che altro niente... Ok, no, niente. Secondo me... Sto decollando. Zeus abbatte pure Crazy, se col 16 lui con un 100... 100, come che si chiama? 109. 120. 120. 109. Intendi un missile? Allora, dov'è che siete voi? Drangle, batti. No, come lo gatterai? Perché io e Drangle siamo dello stesso team, quindi vabbè, serve un fratricidio. Così. Vabbè. Appunto, dunque. No, di Ginevra. Drangle, te prima mi hai sparato un bel po'. Di chi no, ma i 120 non so come si usino. C'è due. Oh. Ah, lol. Bellissimo. Oh, ma già agganciato sto... Cazzo. Comunque non... Che angolo sta ridendo? Guarda. Drangle, come lo spari? Con le mani. Ora dico come lo... Ah, ma c'è un cannoni o missili? Vediamo. Ci divertiamo. Ma a me non mi aggancia neanche, per farti capire. Da. E infatti. Il momento? Solo che a me sto per essere ucciso di brutto. Ah, attenzione, andalo. Eh,
Giusto. Mi sta già abbattendo, cioè, non so neanche dove sia, perché l'herbware, ah, eccolo. No, mi sta punto, l'herbware non rileva Sto nulla. Non rileva vivendo. nessuna F16. Tu. Attenzione, crazy, 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 c'è crazy. Vero, sì. Drangle, drangle, Ma non mi seleziona manco i Sidewinder. drangle. Drangle, ci sono i 120 che ti hanno. Lo Ah, lo sai, ma facciamo soltanto gun? Andiamo di ok. gun. Gun? Vuoi fare solo gun? Vai, Io dai. Ah, dai, ho un mi po' l'ho uccido. sparata, quindi. Vabbè, dai, tanto mi abbatti subito. Non ho fatto neanche un addestramento, niente. Sei. Dove No, sei, da dietro. piccolo F16? Ah, penso che sei quello. Eccolo. No, non è quello. No, l'RVR non me lo attivo. Cioè, è attivato, però non mi segna nessuno F16. Allora io esplodo da ride, secondo me. Io ora esplodo da ridere. Ah, hai detto da me. Arriva Zeus e abbatte tutti. Senti, occhio che usa i flare perché se ti arriva un. Perché prima ti avevo tirato un missile. Troppe chiacchiere. Drangle, Drangle, da protector. Perfetto. Ah, disingato. Perché usi flare anche se non ci sono missili? Ma sì, fai usare. Non stavo usando anche i chaff. Non lo so se non ci sono missili. Ah, vero, vero. Colpito. Ma viene detto solo gun. Vabbè, dai, sto Ah, bello. sul lugar, Vabbè, fa niente, fa niente. sento Drango pianissimo. Mi mi ha detto sentite così? bene. Così C'è Bina. mi sentite? Sì. Sì, io Perfetto. provo avevo il volume suo a massimo, non lo sentivo. Non ci sa. Si vendica. No, no, non vuoi, vai fare un volo libero. Poi domani pomeriggio vendi volo libero. Vero Zeus? Attenzione che sto atterrando. Ok.
Dimmi. Sì. Va bene, incrocio, Vale. vado a destra e cerco e faccio un 360. Ok. Ciao, Ciao. Ciao Valerio. Scusatemi per stamattina, ma ho avuto un po' di... No, no, tranquillo. Comunque, ci vediamo, volevo dirvi solo questo, ci vediamo tra un poco, va bene? Ok. Ah, Ciao. dopo ragazzi, scusate, dai, ciao ciao. Ciao. India Charlie 001, chiedo il permesso al decollo. Sì. Vai, avanti. Protector, vieni un attimo giù. Ah, scusa. Ok. 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 Chiaro. Però dato che qua siamo con aerei della Seconda Guerra Mondiale e che una volta... No, appunto, stavo dicendo che però all'inizio tu devi vedere il tuo aereo dall'altra parte, cioè tu lo devi inquadrare. No, nel senso che cioè, tu devi avere in visuale l'aereo per poi decidere cosa fare, no? È per quello che cioè... No, era solo per capire... Che mi dici la potenza di fuoco, eccetera, però comunque siamo su aerei della Seconda Guerra Mondiale, perciò l'incrocio ci deve essere. Me ne vado. Cioè, appena ti vedo me ne Ok. Vedo, cioè, no, sto guardando e FC vedo il mio aereo con F5. E perché cioè io con F5 vedo il mio aereo. Cioè, io non ti ho visto neanche passare. No, te lo giuro, non ti ho neanche visto. India Charlie 001, chiedo il permesso di fare un volo libero. Io gli ho detto c'è cosa, eh. Sì. Noi lo vediamo meglio. Oh no. Fallo bene perché sennò mi pulisci a me poi, eh. Sì, però non è totalmente colpa tua al massimo. C'è un problema con il... Oh, ok. Io spero averlo spiegato bene. Sì.
Perciò io continuo. Perché vedo l'acqua del mare un po' vicina. Qualcuno sta guardando il crimine di Plus. Ti vedo. Ma ti vedo. Sono a metà, eh. Cioè non l'ho mai messa praticamente. Io giro Tommy. Ma perché mi stalla, vedi? Cioè io... Stai mitragliando, Zeus? Sì, cioè non mi schiodo da te neanche da morire. Sì. Che sarebbe? Ciao, sì. Che sarebbe la virata? Cioè io appena parto in virata l'aereo mi molla. Perché? Non lo so. Capì. Ok, proviamo. Angled, Brangled, the Protector. Va bene, allora. Ho rifatto la procedura d'accensione, ma mi porto sulla pista per il decollo. Non so se c'è qualcuno in decollo da rota. No. Crazy. Allora, vediamo. Che fai, Crazy? Sto per decollare. Ah, no, vai tranquillo, allora. No, no, ma io sono all'altro aeroporto. Ok. Sono Anderson. Ok. Comunque, il mio problema è che faccio, cioè devo imparare a vedere gli aerei. Parti l'occhio. Adesso, sul tuo F5, cosa c'è scritto? Se vai su Adjust Control e schiacci F5, cosa c'è scritto? Nearest... Ok, no, me lo metto anch'io. Perfetto. No, ma il problema è che se lo vedessi l'aereo, perché ti vedevo quando eri in coda, ma non t'ho visto neanche l'incrocio io. Cioè, non t'ho visto neanche davanti a me. Grande Crazy. Lo sto facendo apposta. Voglio vedere cosa. Come posso. Aspetta, no, vabbè. Hai visto? Sì. No, ho fatto. Volevo fare lo sto. Adesso c'è sera.
Allora, start. Io posso volare, ma con aereo già in volo. Ma perché non vieni con F16? Ma. Io non ce l'ho l'F16. No. Che bel crovia. Ok. No, no, qui ci siamo, qui ci siamo, sì. Avanti. Io? Niente. Aspetta. Cosa? Già. L'isla. Avanti. Slap. Slap aviazione. Slap. Non mi trova niente. SLAP. SLAP. Iper sostenibile. Vabbè. Iper. Cosa? Sostensatore. Sostensator. No, mi trovo una pagina Facebook. Mi trovo una pagina Facebook. Ma? Eh? Flap. Flap su Wikipedia mi trova. Aspetta, però non sicuro, perché prima lo vedevo, ora non lo vedo più. Aspetta. Flap. Ah, flap, aspetta. Flap. Il flap o il slap? Ma io c'ho slap scritto SLIP. Questo è slip. Eh no. Sì, lo so. Slap, SLAT. Ah, ok, aspetta. Intanto cerco flap. Tanto. Dobbiamo andare nel io c'ho split split c'è uno split flap. Aspetta, split flap, dov'è che è? Eccolo lì. Split flap display de però se non è però in inglese non India Charlie 001 punto decollo. Sì, ma ti vedo sulla mappa dove sei. Wilson. Sostentatore è un organo
mobile connesso alle ali è comune a molti aeroplani. In italiano viene spesso indicato con il termine anglosassone flap. Se l'elemento è posto su... come Eurofighter Typhoon, io vedo solo il mio aereo, e che cazzo. Gli ipersostentatori sul bordo di attacco vengono indicati come leading edge flap. Dici che allora flap e slap erano e sono la stessa cosa? No. Io schiaccio e vedo il mio aereo, cioè vedo il mio aereo in virata e basta. No, io schiaccio e vedo bene l'aereo, in puntino ma lo vedo. A me non va, a me di sorpresa non succede niente, F5. Ah, eccolo adesso, l'ho visto. Mi passi sotto. Sì, adesso sei dietro. Ti vedo, non mi intrometto. Tonto. I cosetti blu? I miei LED o i tuoi LED? No. Fatto. Poi magari il tasto FN. Ma ragazzi, tra un po' mischiato, vabbè, chi se ne frega, tanto ti ho visto, stai venendo alle mie ore 6, provo ad andare più veloce. Io sono vuoto, se vedete un F16 passare fate quello che volete, però non sparo. Sono pacifico e disarmato. Io prendo il Pucará se ci riesco a volare, va? Ah, non fa schifo. Funziona l'autopilot qua. Bello. Ok, allora vediamo. Accendiamo tutto. Batterie. Niente, appena io provo ad accelerare in virata, lui si porta subito su. Ma quasi quasi. Ehi, facciamo un po' di informazione? Ma c'è l'F16. Vabbè, ma poi va abbastanza veloce anche il... Ok. Vieni su Andersen, se puoi. Aspetta un secondo. Che... Su Andersen, AFB. Mm-hmm. Aspetta un attimo. Che altitudine piccola. Niente. Appena io aumento la virata, basta. Vabbè. Ti ha battuto? Sì. Sto arrivando, India Charlie 001, mi dirigo verso l'aeroporto di Andersen. Ok, sto migliorando più o meno con le comunicazioni. Sono stato subito da non approfittare del corso. Allora. C'è un problema. Che ne dici se Crazy sono io a capo formazione? Ok. Ma qual è il tuo codice radio? Zeus. Vabbè, mi sto codice dirigendo radio.
aspetta, lo segno. Aspetta, forse... Aspetta, che me lo segno. Quindi tipo per parlare con te devo dirti il chiedo di Xbox. Zulu mi piace. Com'è che lo chiamo nominativo? Codice radio. Codice radio. Eccolo lì. Sono quasi a secco. Aia, e vabbè, a terra e poi un refugio. Sì, sto atterrando a te. Ce la fai da me, allora? Sì, ce la fai. Ma anche per atterrare devo chiedere a Zeus. Vabbè, certo. Sì. E chi è che proprio... Cioè, chi è che ha la torre? La torre. Ok. Facciamo che sono io la torre. Ok. Aspetta, ridimmi il tuo codice radio. Foxtrot Papa 001. Fai torre, chiami chi chiami e chi sei. Cioè, prima dici due volte chi chiami e una volta chi sei. Dunque viene torre da crazy, da... Sì, vabbè, il mio codice. Allora, codice? Quindi basta che dico torre. No, torre da sì. Crazy. Ok. Sto vicino. Dimmi il suo nominativo. Il mio? Sì. India Charlie 001. Aspetta. Qui India Charlie 001 chiedo l'atterraggio. Chiedo il permesso aspetta, di atterraggio. Aspetta, mi sto chiedendo. Com'è che era il tuo nominativo? India. Aspetta. India Papa. No, King. India Charlie 001. Prima lo scrivo anche. Ok, segnato. Torre, chiedo qui India Charlie 001, chiedo il permesso di atterrare. Torre da chiedo, sì, giusto. L'ho detto giusto. Fai torre quello che hai detto. La torre deve aspettare che ti risponde, dunque dice avanti e tu dici poi cosa quello che devi dire. Ok. Torre qui da. India cosa? Torre da India Charlie 001, chiedo il permesso di atterraggio. Passo. Vabbè. L'ho detto. Autorizzata l'atterraggio. Perfetto. Sì, io sto aperto. Vedo che tra poco devo andare. Ah, beh. Hai ripreso.
quando atterri devi, mi devi chiedere il rifornimento. La traduzione del rifornimento. Vabbè, però appena atterro, cioè, ti chiedo se possono andare a sparcheggiare, insomma. Sì, ma... Cosa? Mi sono schiattato io. Sì. 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 Ah, non so neanche come fare con i flappy. Vabbè, poca roba. Vabbè. Ci ho provato. Vabbè, ma ti ho visto e eri in difesa tu, perciò era facile. No, quello sì, sono stato contento, almeno le manovre riuscivo a fare. Ma è allenamento. Basta che non distruggi l'aereo e poi sono contento. Ci provo. No, dai, sono stabile. Tu sei ancora su Zeus? Yes. Metti marcia indietro. Non c'è la marcia indietro? Sto frenando. Ok, sono sotto i 50 nodi, quindi... Ok. Vai. Cosa? Niente, vai. Dici la cosa che devi dire. Tor... No, aspetta, cosa devo dire? Qui, tipo? No, aspetta. Qui... Ok. Torre da Indy Charlie 001, chiedo il permesso di parcheggiare a Londra. Sì, ma si dice proprio così? Si dice torre da, non torre qui. Poi è uguale un po' più o meno, però... autorizzata allo startup. Al taxi. Parcheggio. Al parcheggio e al taxi. Ok. Al parcheggio. Certo, quando hai il parcheggio sei obbligato a fare il taxi. Allora. Oh, guarda che ho fatto un atterraggio decente. E calcola che altre volte mi ribaltavo, quindi... Dopo di vederti ho settato il mirino e basta. No, io tra poco vado. E ho avuto il tempo di vederti, perciò sono riuscito a settare bene il mirino per prenderti quella in ala. Charlie 001, India Charlie 001 da torre. Cosa? India Charlie 001 da India Charlie 001, India Charlie 001 da torre. Sì. Che devo dire, quindi? Parcheggia non in un hangar, ma in un posto dove puoi fare il refueling. Dopo essere il refueling, perché l'hangar è lì. Perché l'hangar è lontano. E comunque quello col pucherà sono io. Sì. Ma dici che riesco? Riesco a starti dietro? Cioè, perché io sono un po' più veloce. No, riesci. Se metto full throttle ci riesco. Quanto va il pucra? Non lo so. Meno 200. Boomer, mi fai vedere gli occhi cubani che non so cos'è. Sì, adesso te lo faccio vedere. Aspetta che spengo. Stavo facendo una cosa sugli adjust control. Cosa? Stavo vedendo una cosa sul... Vedo sul tuo aereo. Allora. Ammaz. Vabbè, sì, dai, qualcosina.
È una soddisfazione, sì. Però sei rimasto su, è porco cane. Spegnendo tutto. Yes, chiaro. Quando hai finito lo startup, me lo Ah, dici ma e... vabbè, a sto Lo... punto allora non spengo neanche. No, devi praticamente... devi rifornire. Se, Sì, sì. se spegni o resti acceso, non me ne frega. Basta che rifornisci. Ok. Io non metto... Dai, mi armo o no? Armo, cioè No, dai, metto... no, non abbiamo bisogno. Metto soltanto delle fuel tanks. Sì, dai. Due fuel tanks. E tolgo i piloni perché sono brutti. Che ho fatto che non... Rifornimento iniziato. Ok, lo Che non tengo va? Ah, aperto sì, col non ha acceso il backup. canopy perché mi piace tenerlo aperto. Allora a sto punto aspetta che riaccendo le cose che ho spento. Autorizzato il... Vabbè, Rullaggio. facciamo senza corra... Sì, appena faccio ti dico. Facciamo senza comandi radio, va che è meglio, perché se no mi chiamano nuova. Ok. Comunque sei autorizzato a chiudere il canopy. Il? Il canopy lo devi fare subito. Se è possibile, eh. Cioè, Canopy chiuso. se ci tieni molto a tenerlo aperto, ok, ma... Ah, boh, volevo prendere un po' di arietta, mi ricordo. Ok, allora vai, lo puoi tenere Ah, aperto. spero che sto ancora riprendendo. Io sto accendendo. Voglio vedere un attimo Boomer. Idem. Il P51 ha il suo fascino. Vai, otto cubano, zero, boomer. Se te lo faccio. Faccio il giro sulla pista, così prendo un po' di velocità e poi te lo faccio. Ok. Ok, rifornimento iniziato. Sono pronto. Zeus, ma Pronto. il boomer lo fa perfetto il circuito? Pronto l'orologio. Eh? Pronto l'orologio. Gli ha dato Mi un mando ultimo. adesso, eh. Non sto atterrando, protetto. Mi sto solo portando in asse pista. Protector. No, lo so, però dico... Sono pronto. Pronto? Aspetta, Sì. E vedo l'otto cubano e... cos'è l'otto cubano? Non ho ancora capito. Io lo so, ma è una manovra di airshow, credo. Ok, boh, io non so niente delle mie. E quasi quasi, ma che ne dici di andare a battere quegli aerei se è possibile? No, qua Ah, gli entrano. sì. No. Allora facciamo... Non sono niente. Facciamo da qua al... A rota. Tinian... Ok. No, da rota, da rota. Ok. Rotto 2? Ok, capito. Questo volo dove? Vabbè, andiamo a taxi fino a runway. Fino... Seguimi, va? Aspetta Ti seguo. che non ho lasciato... Che non ho levato il parking brake. Vado fine pista e lo inizio. Ah, si è già partito, no? Mi sono girato un secondo. Sta arrivando. Non lo so. Nulla, Perché ho toccato il pedale. dici che corre sto bugarà. No! Ma sì, se io andassi così veloce mi ribalterei con il 16. Che 16? Normale. Basta che vai un po' più veloce.
Vai, ecco, io andavo qua, vai. Io ti sto, sì, a destra. Facciamo un decollo informazione. Vai, vai, davanti a te. Sì. Ma secondo me è che vado avanti, anzi no, no, mi rivedo. No, siccome sono il capo formazione. Vieni. Oh, Madonna! Abbiamo rischiato. Ah, ma... Vabbè, un po' ti dico io quando... Partito, il partito di sinistra. Scusa, Rix. Allora, io metto tutta manetta. No, Vabbè, un po' più sinistra. va bene. Vai. Metto tutta manetta. Cioè, Appena io lì. metto tutta manetta e tu ne metti il 50%. Ok. Metto al Così, 90. così, così. Scendiamo giù, va? Cosa scendi In relazione 1, giù? ok? Oddio. Cioè, scendiamo giù di distanza. Ah, ok. Prima della pista. Che cacchio. Ma se li tolgo adesso è sfasata, dunque parte e sto cercando di raddrizzarla il prima possibile, ma... lo so. Adesso tolgo i piedi così si sistema. Adesso è a posto, adesso è dritta.
Capi. Capi. Adesso rifaccio il giro. Ah, con la planata dici? Io da qui adesso riparto. No, no, è vero, è vero. Infatti lo... Bon, lo lascio respirare perché sta andando su. Abbiamo fatto dogfight, abbiamo vinto entrambi. Io sono fatto, Zeus. Io ero in Pugarà, lui in F16. Io l'ho preso con i cannoni, però poi quando l'ho preso l'ho distrutto prima io, però ci siamo andati incontro, dunque tutte e due... No, ma dopo ti ho sparato anch'io mentre mi sparavi. No, prima io, però tu mi hai preso... Ah, adesso devo andare. Ma stasera Protector, te ci sei? No, non ci sono. Zeus, Boomer, ci siete voi stasera? Potrei provare, ma non penso, cioè... Boh, io gioco tipo alle 11. Perché... Ah, 11, allora niente. 11, sì, è tardi. Verso le 10, no, verso le 10. Buona serata. 10 e mezza, allora, no. A dopo, ciao. 10 e mezza, no. Ok, ragazzi, io vado, vi saluto. Ciao, buone vacanze. Vabbè, ci sono già. Appunto, buona vacanza. Ciao. Comunque, ciao. Grazie, ciao.
Cazzo, mi è passata anche una zanzara. Se la prendo, giuro che l'ammazzo. Infatti. Tanto che sai com'è la legge di Murphy, no? Che la vedi e ti passa in un punto dove è scuro e dici e la perdi. Sei suicidato? Cappata. Allora a terra. Yes, vado ad atterrare.
Sei tu lì fuori? Ah, il parcheggio. Ah, non... Là. Motore, adesso. Ok. Dove stai? E dove che sei? No? Eh no, no, appunto. Immaginavo che volessi venire a piedi, ma... Vediamo. Ah, è l'eject questo? Che si chiama in questo aereo bailout, credo. Sì, left control E, esatto. Left control E. Tre volte, l'ho fatto tutte e tre volte e non succede una sega. Adesso cambio il comando. Control bailout, faccio vediamo se funziona. Eccomi qua. Sì. Sono... ma allora c'è un po' di ritardo, mi sa. Perché sono sceso e sto andando verso le Jeep. Allora, io adesso sto andando dritto verso le Jeep. Secondo me c'è ritardo.
sì. Sì, figata. Che figata. Che fai il controllo prevolo, no? Ah, ok. Ah, con questo non puoi farlo. Vabbè, sì, lo fai, fai select role e vai dentro. Poi. Ah, ma è troppo forte. Ah, ma ce n'è rimasta solo una di Ghibli da noi. Ah, è giusto, è vero, perché dovevi andare. Però. Cioè, però anche qui io, se arrivo alla Jeep, praticamente devo fare il select roll con quello che mi hai fatto vedere prima. Esatto, sì. Vabbè. Grazie, caro. Ma sai che. Oh, as usual, ma non vedo l'ora a sto punto. Ma ce la dobbiamo fare davanti a un piatto di spaghetti. Ah, troppo bello, divertentissimo. Divertentissimo. Sì? Sì? Sì. Ah, sì. Ah, è fortissimo. Bello. Grazie del.